fai licenziare dal giornale perché non ti basta il mio stipendio. Mi bruci il romanzo perché non hai fiducia in me. E poi mi mandi a scuola come un bambino deficiente, è vero questo, Elena? Sì, è vero, però tu ti eri convinto. No, mi avete convinto e adesso che mi hanno bocciato io sono contento. E siccome il romanzo io ce l'ho tutto qui in testa, io lo riscrivo paro paro come era prima, a costo di lavorarci 2 anni. E che mangiamo in questi 2 anni? A pane e acqua come ho mangiato io in carcere, se non ti va, marci, ritorna da tua madre, brutta vigliacca che sei stata la rovina della mia vita. Ah sì, io ti ho dato la mia dote, ti ho dato tutto quello che possedevo per farti studiare e tu adesso mi dici che sono stata la rovina della tua vita. Elena, vogliamo esaminare freddamente il nostro matrimonio? Io e te chi siamo? Siamo parenti? No, non siamo parenti, siamo 2 estranei. Tu sei una sconosciuta che io ho incontrato in un mulino. Ma come una sconosciuta? Quando sono scappata per venire con te non abbiamo deciso di vivere insieme per tutta la vita. Ma per vivere insieme, cara Elena, bisogna avere qualcosa in comune. Ma che cosa abbiamo io e te in comune? Intanto abbiamo un figlio. Ma lascia stare il bambino, io parlo delle idee. Ma come, io sono un giornalista e tu non leggi neanche il giornale a fumetti? Io ti leggo un romanzo e tu che mi fai? Mi ti addormenti a letto come una capra? Io amo la politica e la politica, che ne pensi, quella iena di tua madre è alla base della vita e di tutte le cose. Ma tu te ne freghi perché credi di essere furba. Ma tu non sei furba, Elena. Tu sei ignorante. Perché se scoppia la bomba atomica, oh scema, ti polverizza anche a te. Ecco per questo ti dico che noi siamo 2 estranei. E allora, se non abbiamo proprio niente in comune, dimmi tu che cosa ci ha tenuto uniti per tanti anni. I sensi. Come? I sensi e basta. Vuoi dire che hai vissuto con me come si fa con una donna di strada? No, tu l'hai detto. Io non ho detto niente, Elena. Oh, vigliacco. Brutto vigliacco. Dici questo a me che ti ho salvato la vita, che ti ho voluto bene senza neanche sapere chi eri. Bene. Adesso, finalmente, da ubriaco mi dici la verità. Ah, ma io non ti voglio vedere mai più, come sai? Come dici, Elena? Ho detto che me ne vado. E ricordati che me ne vado per sempre. E non sperare che torni indietro. E non cercare mai più da me né amore né comprensione. Mai! Ma come io posso cercare amore e comprensione, Elena? Da una donna che a sangue freddo mi spacca la testa in due a un tedesco con un ferro da stiro. Oh! Io ho commesso un solo errore nella mia vita. Il ferro da stiro lo dovevo spaccare in testa a te. E non a quel tedesco. Aspettami, Elena, sono a piedi, non no! ho mai parlato con te. Io ti lascio solo, solo con le tue idee, con i tuoi romanzi. Trovati un'altra che ti capisca. Voglio vedere che cosa saprai fare senza di me. Oh, via. Voglio vedere.